Anche il mercato dell'auto segue un trend nettamente deficitario dovuto ai 2 anni di pandemia e al conseguente rallentamento delle aziende nei rispettivi mercati. Per il 7° mese consecutivo l'automotive registra il segno meno, facendo preoccupare gli addetti ai lavori. È necessario invertire la rotta con scelte condivise dall'intero compartimento. Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha reso noto i dati delle immatricolazioni nel solo mese di gennaio. Si è passati dalle 134.198 immatricolazioni dello scorso anno alle 107.814 del primo mese 2022. La diminuzione si attesta sul 19,7%. Per quanto riguarda le singole regioni, il Veneto registra una diminuzione media in negativo del 21,13%. Va ancora peggio a Vicenza, che a gennaio ha immatricolato un terzo delle auto rispetto al 2021, con una netta diminuzione del 32,7%. Su questi numeri è intervenuto il neo presidente dell'Associazione Provinciale Concessionari d'Auto, Confcommercio Vicenza, Vittorino Bisson, cercando di indicare la strada per il futuro. Secondo Bisson, la svolta potrebbe arrivare puntando su veicoli elettrici a basse emissioni.